È ricoverato in condizioni gravissime nell'ospedale anconetano di Torrette. Marco Della Costanza, il cacciatore 56enne di Gabicce, è ferito alla testa durante una battuta di caccia al cinghiale, con ogni probabilità da un colpo di fucile partito per sbaglio dall'arma di un amico. Un incidente avvenuto nei boschi del Monte Nerone, nel Pesarese. L'uomo, che lavora in un'officina per auto a Cattolica, si trovava a cacciare insieme ad un folto gruppo di persone nella zona loro assegnata quando, verso l'ora di pranzo di sabato, uno dei componenti ha avvistato il cinghiale e ha fatto partire alcuni proiettili. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il 56enne sarebbe scivolato per terra, venendo poi colpito in pieno volto da un colpo di fucile. Trasportato in elicottero, l'ospedale di Ancona è stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico. I medici si sono riservati la prognosi. Sulla dinamica resta ancora qualche dubbio. Al momento, infatti, non è ancora possibile chiarire se a colpire Della Costanza sia stata la fucilata partita dall'arma del compagno di caccia o se inciampando abbia fatto inavvertitamente partire un colpo che lo ha centrato. I carabinieri hanno sequestrato entrambi i fucili, che verranno sottoposti a perizia balistica per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il 56enne gabicese, già in passato, era rimasto coinvolto in un altro incidente di caccia dove perse la vita un coreanese.